Geo Mario, cose di questo mondo, con Mario Tozzi. Ma questo movimento delle sardine ci impone delle altre considerazioni. Intanto la prima, si parla sempre di scarsa partecipazione delle persone alla politica in questo periodo, di abbandono della politica, di antipolitica che diventa preponderante. Questo movimento porta invece alla politica, porta persone ad attivarsi politicamente. Ora lasciamo stare in che modo si attivino, fino a che non fanno, diciamo, non compiono delitti, va sempre bene. Voglio dire che c'era necessità di altra attività, di persone che al primo posto mettessero la partecipazione politica scendendo in piazza. Questo è molto importante ed è anche, se ci si pensa, una differenza fondamentale rispetto all'ultimo movimento che abbiamo visto prendere corpo nel nostro paese fino a diventare maggioritario, cioè quello del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, oltre che in parte avere qualche riflesso di antipolitica, questo l'abbiamo visto più volte, anzi, oltre che nascere proprio come un movimento antipolitico, a differenza delle sardine che sono un movimento politico invece, aveva occupato degli spazi che evidentemente si erano liberati, erano di destra, erano di sinistra, lasciamo stare, questo forse è poco importante. Lo aveva fatto però soprattutto con una mobilitazione che era localmente anche importante sul posto, per respingere, che ne so, un impianto di incenerimento, non volere una certa servitù sul territorio, ma normalmente era un movimento fatto in rete, fatto cioè con i nuovi social. Invece questo delle sardine è un movimento che usa la rete ma si concretizza nelle piazze, è un movimento di passaparola, è un movimento in cui se non ci sei fisicamente non ci sta nemmeno il movimento. Questa è una differenza secondo me positiva, nel senso che c'era bisogno di questa cosa qui. Oltretutto, inizialmente si poteva pensare che fosse contro, ma un movimento che è contro l'odio in generale, come si fa a dire che sia contro? In realtà propone qualche cosa. Quindi io lo trovo, da questi punti di vista di partecipazione, un momento importante, aver scelto le sardine. Invece che uno squalo, un delfino o un altro pesce, un predatore, hanno scelto un pesce sostanzialmente preda di noi uomini e di altri predatori. Hanno scelto qualche cosa che ha importanza perché è gruppo. Come sapete, nei branchi di sardine, in cui si replica un po' la logica degli stormi di storni, perdonate il gioco di parole, è il movimento di ciascuno che dà il movimento del gruppo. Se tutti seguono all'unisono quel movimento armonico, il gruppo è armonico e non succede che si sbagli mai, perché in natura questo errore non esiste. Chissà se questi ragazzi sapranno replicarlo. Intanto si sono soldati con i Fridays for Future, cioè con quelli un po' più giovani. Dunque dai 15 ai 40 anni c'è qualche cosa di nuovo oggi nell'aria, anzi di antico. Geo Mario, cose di questo mondo, con Mario Tozzi.